Donatella. Allora, adesso DJ. Allora è arrivato un momento. Adesso te l'ho passata che mi chiami Donatella. Adesso si chiama DJ Francesco. Rettore. No, rettore. Allora dimmelo però, che vuoi che ti chiamino rettore, dimmelo. Rettore. Non me l'avevi detto. Vitelli o Dada. Dada. Donatella. Sai che Dada. Quanti Donatelli ci sono in Italia? Dada. Rettore. Poi. Rettore. Esiste Dada. Anche una fotografa che si chiama Donatella Rettore, la saluto. E mi hanno chiesto se non io voglio parlare della fotografa, voglio parlare. Se io facevo la fotografa, se avevo cambiato lavoro. Allora, vogliamo dire che faccio il cantautore. Dada, allora io leggo testuali parole, tu mi dici. Mina canta come una lavandaia. Non ho detto che canta come una lavandaia. Quando lei sa benissimo di cantare una canzone che sia alla sua altezza, sgargarozza. Ok. I fiorellini fai. Sì, no, non erano fiorellini, sono pernacchie. Cioè, è meglio. Mi dissocio un po'. Invece fai male, perché una che ha cantato, bugiardo incosciente, grande grande. Però molti tuoi fans, guarda che molti tuoi fans, ma io sono tra i tuoi fans, conosco grazie. I tuoi dischi, tra Loredana Bertè, Ornella Vanoni, Donatella Rettore, insomma siete le grandi signore della musica leggera italiana, almeno voi non polemizzate tra di voi, ti prego. Cioè, no, veramente, io non sto trattare Mina così, non sto è carino. Polemizzando assolutamente, vabbè, però insomma, per una che detiene il, da sempre il ruolo incontrastato da 50 anni della regina della canzone italiana, cantare brutte canzoni non va bene. Bisogna stare zitti e cercare, perché quando si cerca, e Mara lo sa. Ma chi è lei per dire stare zitta a Mina? Dai, ma veramente. Vabbè, e allora che non posso non dire che non canti delle cose belle, scusa, se non mi piacciono. Allora, andiamo oltre. Ok, no, aspetta, no, andiamo oltre perché sei stata più carina invece in questo caso. No. Hai detto Raffaella Carrà e Patti Pravo sono icone delle checche anziane. Vintage. Ho detto vintage. Anziane. Io anch'io, io ho certi settantenni arzilli che non puoi capire, che con la mia musica altro che i sedicenni. In questo caso cosa dici? In questo caso io ho detto vintage, cioè io piaccio ai gay e non piaccio alle checche, cioè a quelli che fanno il chiacchiericcio, non piaccio a quelli laidi, piaccio a quelli che oltre a essere gay prima di tutto sono uomini. Ok, bravo. Allora senti, ma Mara, e la Pausini che l'Orietta Berti del 2008, no, questa la, ma Pausini canta benissimo, Orietta Berti canta benissimo. Benissimo tutti per due. Cui dire che fanno parte della tradizione italiana popolare, non credo che sia un'offesa. Non penso che il pubblico omosessuale che ti segue faccia questa distinzione, francamente. Parlando della distinzione tra gay e checca fa un po' sorridere, dai. Guarda che ti stai sbagliando, io conosco molto meglio l'ambiente gay forse di te. No, ma non questo lo metto in dubbio. E ti assicuro che c'è una differenza, lo sanno benissimo, loro lo sanno. Io vivo con amici gay e solamente loro sanno i miei segreti più reconditi. No, io lo so benissimo, però penso che il movimento omosessuale ha avuto un sacco di icone nella musica italiana internazionale. Cioè io faccio fatica a pensare che tu che sei stimatissimo. Ma tu sei gay? Io no. Però faccio fatica. E allora che ne sai? Non c'entra niente. Non c'entra nulla che questa ma te sei gay, questa Donatella. È una prova d'esame, ma io che no. Significa? Io ma sono, che sono... significa? Cioè questo modo io di ghettizzare. Io no, però io sono scusami, la, però, la prima una, froscia scusami, italiana. Signora rettore, con tutta la stima per i suoi fans che io ma stimo. Ma non mi rompere le balle, ma culatone dai, che non ma sei. Ma che significa? Ma come fa a relegare? No, voglio rispondere. Sì, allora. No, come si fa a ghettizzare il mondo omosessuale? Ma stai zitto, ma chi lo ghettizza se io l'ho sempre portato in alto? Sì. Sei tu che sei un po' stronzetto e non capisci niente, perché non vuoi capire. Ma questo è un modo, io ci posso anche sorridere sopra, però insomma è un modo un po' strano di polemizzare. Allora, su Mina mi così, sembri tu. Sui gay, andiamo oltre, perché invece sulla Bertè, la Ox e Fiordaliso, la Parietti, ha detto che dovrebbero girare... La Parietti che c'entra, perché poveretta? Che c'entra? C'era dentro, non so, è per caso, è finita lì. Parietti, la omettiamo, dovrebbero girare con una camicia di forza, quindi Bertè, Ox e Fiordaliso con una bella camicia di forza. Beh, insomma, Fiordaliso se l'è messa data la talpa. Sì. Anche tu hai fatto la fattoria, però. Certo, infatti lì io sono passata da un tritacarne più che da una camicia di forza. Non lo rifarei mai più. Ho capito, l'hai fatto.
Senti, se tu, no, io arrivano anche dei pattoni, c'ho qui un casco che se te lo tiro ti faccio male. No, per amore, ma no, ma che ci serve, è odio amore, bravo. Questo. Allora, non intanto, mentre capiamo se è odio amore, andiamo avanti e ci guardiamo un bel...